Ciao ragazzi, bentornati su Bonsai da Principianti. È arrivato finalmente il turno del tanto atteso video sul bonsai di Ficus Ginseng. L'ho chiamato bonsai perché viene spesso definito così, anche se in realtà non si tratta di un vero e proprio bonsai. Infatti, come abbiamo visto in un video registrato non troppo tempo fa, un bonsai che cos'è alla fine? È una riproduzione in miniatura di un albero. E onestamente questo tutto sembra fuorché un albero, quindi non è un vero e proprio bonsai, però credo che meriti comunque di, diciamo, qualche parola, perché prima di tutto può piacere o non piacere, a alcuni piace molto, ad altri non piace affatto. Io rientro nella seconda categoria, vi dico la verità, però. E soprattutto è spesso la pianta con cui molte persone entrano in contatto per la prima volta con il mondo del bonsai o anche semplicemente delle piante e quindi cercano di destreggiarsi e a volte si scoraggiano proprio perché diciamo, non riescono a ottenere i risultati sperati. E quindi mollano la presa. E trovo sia giusto quindi dedicare qualche parola per indirizzare un pochettino i meno esperti. Torniamo quindi a parlare non solo di Ficus Ginseng, ma anche del primo bonsai, di che cosa bisogna fare quando si riceve o si acquista il primo bonsai e di che cosa bisogna fare quando si prende in generale una pianta. Infatti, è buona norma, come io consiglio sempre, di quando si prende o si riceve una pianta, darle un pochettino di tempo per consentirle di adattarsi alla nuova esposizione, adattarsi alla nuova acqua di irrigazione e a tutto l'ambiente circostante. Almeno diciamo un paio di settimane, una decina di giorni, un paio di settimane, anche una ventina di giorni. Piano piano la pianta si andrà abituando. All'inizio è facile quando si prende una pianta, diciamo, dato il cambio di esposizione, dato il cambio dell'acqua di irrigazione, eccetera, eccetera, è facile che, notare qualche segno di deperimento, qualche foglia gialla, qualche foglia che cade, è tutto normale. Certo, se questo poi va avanti può essere un problema, ma all'inizio diciamo che, ci si può aspettare anche qualche segno, del genere. E andiamo a parlare un pochettino di questa pianta nello specifico. Il Ficus Ginseng, come viene chiamato, non è in realtà una razza specifica di pianta. È ottenuto infatti dall'innesto di una pianta su un'altra pianta. Sarebbe a dire innesto di rami di Ficus retusa su portainnesto di Ficus Benjamin. In parole povere, detto spicciolo spicciolo proprio. Qui abbiamo una pianta, o meglio, una varietà di ficus. Qui su abbiamo un'altra varietà di ficus. Questi rami vengono innestati su portainnesto di Ficus Benjamin. La caratteristica del Ficus Benjamin che viene sfruttata in questo caso è quella di fare delle radici abbastanza voluminose. Infatti questo che vedete, che può sembrare a prima vista il tronco, diciamo, è in realtà la radice del Ficus Benjamin. E qui innestati direttamente sulla radice, sul colletto della pianta di Ficus Benjamin, che viene poi recisa. Dicevo, ci sono innestati dei rami di Ficus retusa che ha la caratteristica di avere delle foglie più minute, più piccine e quindi riesce a dare in questo modo, in contrasto con una radice bella pomposa, bella voluminosa, un aspetto un pochettino più bilanciato, più equilibrato e quindi anche un pochettino l'illusione di un alberello. Ecco perché viene anche chiamato bonsai. Diciamo, è una tecnica che, quella dell'innesto, viene usata anche nella realizzazione di altri tipi di bonsai o di piante, anche a livello agricolo. Però non soffermiamoci su questo, andiamo a fare il punto su quella parte che ci interessa di questa informazione, ossia come prenderci cura di questa pianta qui. Quando viene innestata una pianta con dei rami ovviamente che sono di un'altra varietà, di un'altra pianta,
Presto o tardi la pianta madre, ossia il portainnesto, tende ad emettere dei germogli che sono appunto del portainnesto, quindi in questo caso di Ficus Benjamin. Questo ramo qui che vedete qui dietro, vediamo, ve lo avvicino per mostrarvelo meglio, vedete questo bello grosso che si vede qui, così come anche quest'altro che è stato poi potato, sono rami di Ficus Benjamin, che come vi ho detto questa pianta è di mio fratello, lui non ha voluto potare subito. Che cosa succede? Che essendo i rami naturali di questa pianta, del Ficus Benjamin, tendono ad assumere un pochettino il controllo, tendono a prevalere a livello nutrizionale e se non si vanno ad asportare, piano piano, piano piano vanno a togliere tutto il nutrimento ai rami innestati che andranno in deperimento. Quindi è buona norma, quando si ha questo tipo di pianta, andare ad eliminare i germogli proprio quando nascono, che si trovano al di sotto del punto di innesto. Il punto di innesto lo potete individuare perché, diciamo, dovrebbe essere visibile una sorta di cicatrice. Infatti queste piante vengono realizzate il 99% delle volte tramite innesto a spacco. Che cosa vuol dire? Che viene fatto letteralmente uno spacco, così diciamo una V, nel portainnesto, e vengono innestati, quindi ficcati dentro questa V, questi rami di Ficus retusa. Ovviamente, più giovane e più recente è l'innesto, più sarà visibile la cicatrice. Poi, col passare degli anni, ovviamente, quando l'innesto va ad attecchire perfettamente, questa cicatrice andrà pian piano rimarginandosi e quindi diventerà meno visibile. Però, con un po' di attenzione, la si può scorgere lo stesso. Quindi, cosa dovete fare? Individuare il punto di innesto, in questo caso è qui. Vediamo se riesco. Adesso qui non si vede più tanto bene, però qui c'è il punto di innesto. Infatti, questo rametto qui è di Ficus retusa. Ficus retusa, Ficus retusa. Tutto ciò, se potete vedere, parte tutto quanto da un unico punto. Tutto ciò che nasce al di sotto del punto di innesto va eliminato per favorire appunto i rami innestati, che sono quelli che ci interessa mantenere. Detto questo, c'è da spendere qualche parola sulla cultivar in sé. Sono delle piante, i Ficus, sia il Ficus Benjamin che il Ficus retusa, sono delle piante di origine tropicale, subtropicale, quindi non tollerano bene le temperature estreme, sia per quanto riguarda il freddo, sia per quanto riguarda il caldo. E quindi come bisogna tenere questa pianta? Come tutte le piante, è preferibile tenerle all'esterno, però a patto che abbiate una posizione in cui mettere la pianta dove non riceva il sole diretto, la luce diretta del sole, soprattutto durante le ore più calde del giorno e soprattutto durante le stagioni più calde come l'estate appunto, e se avete un punto dove sia al riparo dai venti troppo freddi, troppo caldi, dalle gelate. Quindi una copertura è sicuramente molto indicata. Se non avete questo tipo di possibilità, allora potete tenerla all'interno. Ovviamente deve ricevere un'illuminazione, anche qui non diretta, soprattutto l'estate. Diciamo, bisogna comunque assicurarle un minimo di ricambio di ossigeno, ovviamente delle condizioni di vita accettabili. È preferibile, come per tutte le piante, cercare di non spostarle mai, quindi scegliere una posizione che sia sempre adatta ad accogliere, a far star bene la pianta. Qualora questo non fosse possibile, magari spostarla una o due volte l'anno, cioè a primavera magari la mettete fuori, quando iniziano a calare le temperature la ricoverate in casa e ce la tenete tutto l'inverno. Però è sempre preferibile evitare di spostare continuamente la pianta da un posto all'altro, altrimenti la fate soltanto impazzire.
Ricordate che per natura le piante non hanno le gambe, hanno le radici, sono fatte per rimanere sempre in un unico posto. Quindi è bene cercare di assecondare questa loro attitudine naturale, perché sicuramente va a premiare poi dopo con il tempo. Che altro c'è da dire? Che quando una pianta viene acquistata, diciamo, nei centri commerciali, perché effettivamente questa è una pianta che è così tanto diffusa, principalmente perché la si trova nei centri commerciali, nelle grandi distribuzioni, e ultimamente viene anche molto spesso regalata come bomboniera nei matrimoni, battesimi, comunioni, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che effettivamente si tratta di piante low cost, quindi dovete considerare che se una pianta la paghiamo, dico una fesseria, 15 euro, c'è da togliere il costo del vaso. C'è da togliere il costo del terreno, c'è da togliere il costo della pianta stessa, del lavoro che ci viene fatto, dei prodotti che vengono utilizzati, quindi concimi, eventuali insetticidi, trattamenti. C'è da defalcare anche il guadagno poi del trasportatore, del venditore, del grossista. In pratica, da questi 15 euro i materiali utilizzati saranno 2 euro, 3 euro, 5 euro proprio a buttarli. Non ci possiamo aspettare di trovare dei materiali di qualità eccezionale. In effetti, in primis il terriccio è quasi sempre terriccio universale, torba, quindi una schifezza. È un terreno che tende ad essere asfittico, a far ristagnare molto l'acqua, l'umidità e quindi a causare marciume radicale. Questa pianta non faceva eccezione, anzi. Questa pianta si trovava in questo vaso che, come vedete, è chiuso, non ha fori di drenaggio. Il primo passo da fare quando si prende una pianta, appunto, è vedere in che situazione si trova, com'è il terreno, com'è il vaso, perché è la casa per questa nostra pianta. Quindi bisogna assicurarsi che il vaso abbia dei fori di drenaggio. Nel caso della pianta del ficus di mio fratello, in realtà c'erano dei fori di drenaggio, però non erano sfruttati perché la pianta si trovava in realtà sì in questo vaso, era coperta di ghiaia, non si vedeva nulla sotto, però poi spostando la ghiaia e tirandola su si è visto che era in un vaso, dentro il vaso, era in un vaso di plastica tondo, aveva dei fori di drenaggio, ma era tenuto in questo vaso chiuso e questo stava provocando del marciume radicale. Effettivamente si vedevano proprio gli aloni più scuri della parte radicale che stava marcendo. È stato necessario effettuare un rinvaso. Sono andato ad asportare una buona parte delle radici, alcune delle quali, come vi ho detto, erano marce. Sono andato a cambiare completamente il tipo di substrato, usandone uno al 90% granulare, praticamente 85-90% granulare. L'ho miscelato io stesso, che mi sono procurato un po' tutti i componenti, come ho fatto anche per le altre piante. Su ci ho messo uno strato di sfagno, da questa bella impressione, ho cambiato anche il vaso, da questa bella impressione di una piccola collinetta, è anche molto carino e molto drenante, si è riuscito a risolvere il problema del marciume radicale. Ad oggi la pianta sta in uno stato di buona salute, devo dire che non c'è da lamentarsi davvero, e quindi è una cosa che consiglio a tutti di fare se vi trovate in un periodo in cui non è consigliabile un rinvaso, quindi come questo per esempio, si può sempre fare un falso rinvaso, scegliere un vaso un po' più grande di quello in cui si trova la pianta e aggiungere un po' di terreno, magari di qualità migliore, approfittare se la pianta sta in un vaso chiuso per metterla in un vaso con dei fori di drenaggio. Magari con dei piedini che lo tenga sollevato per garantire anche un po' di ossigenazione a livello radicale, la pianta non potrà che trarne giovamento. A parte questo, ovviamente, poi piano piano, piano piano, man mano che la pianta crescerà, ci sarà da andare a potare un pochettino per far rientrare, per mantenere la vegetazione un pochettino più compatta.
come per tutte le altre piante sulle quali mettiamo mano, tutto sommato. Quindi penso che per il momento abbiamo esaurito questo discorso. Ricordiamo che alla fine viene definita una pianta da interno, ma come abbiamo già trattato quando si parlava di bonsai da interno e bonsai da esterno, in realtà la differenza è il fattore climatico, quindi l'origine della pianta è una pianta di origine tropicale, subtropicale. Nel nostro clima non la si può tenere sempre fuori, quindi viene classificata pianta da interno, ma non vuol dire che non possa stare bene tenuta all'esterno. Anzi, se ci si preoccupa di ricercare delle condizioni che agevolino questa pianta in base a quello di cui lei ha bisogno, sicuramente darà migliori risultati all'esterno piuttosto che all'interno, perché in natura nessuna pianta nasce per stare all'interno, ricordiamolo. Spero come sempre che questo video possa essere stato d'aiuto. Se avete delle domande, vi servono dei consigli, dei dubbi, magari qualche chiarimento su delle cose sulle quali non sono stato molto approfondito, vi prego di lasciare dei commenti al video, mettete un bel like, iscrivetevi al canale come sempre per rimanere aggiornati. Alla prossima, ragazzi!